Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il Signore Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro, perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. «Egli merita che tu gli conceda quello che chiede», dicevano, «perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno: va ed egli va, e a un altro: vieni ed egli viene. E al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». All'udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Parola del Signore. Una delle grandi tragedie incomprensibili per il popolo di Israele avviene quando, per ben due volte, il popolo viene invaso e il tempio distrutto. Nella prima lettura di oggi, tratta dal libro delle Cronache, vengono riassunti 50 anni di storia del popolo di Israele in pochi versetti. È quando il popolo dei Caldei entra in Israele e dà alle fiamme il Tempio di Gerusalemme. Il Tempio per il popolo era il luogo sacro, perché non solo era il luogo della preghiera, ma era il luogo che custodiva la memoria della liberazione del popolo dalla schiavitù d'Egitto. Sapete che nel nucleo, nel cuore del Tempio, nel Santo dei Santi, era conservata quell'arca nella quale erano poste le tavole della legge e la verga di Mosè. E quando il re dei Caldei entra per distruggere Gerusalemme e depredare le ricchezze del Tempio, dà alle fiamme anche il Santo dei Santi e l'arca scompare. E il popolo si trova orfano, non ha più un luogo nel quale andare a rivolgere la propria preghiera. E così per 50 anni rimane a vivere a Babilonia, deportato, da esiliato dal proprio Tempio, finché Ciro, il re di Persia, circa 50 anni dopo, decreta, autorizza una nuova costruzione del Tempio. Perché il Tempio è un luogo così importante per il popolo di Israele? Perché è il segno della presenza di Dio. Quello che però succede, lo sappiamo bene anche dal Vangelo, è che dall'essere luogo dove andare a rivolgere a Dio la propria preghiera diventa il luogo nel quale poter essere padroni di quello che Dio dice, della sua parola. I farisei, i capi dei giudei, gli scribi a un certo punto si impadroniscono della legge e fanno fare agli uomini quello che per loro è più comodo. Fanno pagare le decime, dice Gesù nel Vangelo, sul cumino, sulla lavanda, ma poi dopo, quando si tratta di prendersi cura degli altri, dicono: no, i soldi che io devo dare ai poveri o addirittura ai miei genitori li ho dati come offerta al Tempio e quindi a me non spetta più questa parte della legge. E così Gesù compierà questo segno molto forte dell'entrare nel Tempio e rovesciare i tavoli dei cambiavalute e dire: questo non è più luogo di preghiera. O imparate a riconoscere la presenza di Dio nella vostra vita, o imparate a respirare del respiro stesso di Dio, oppure avete fatto la stessa cosa che fanno i Caldei. Avete reso questo luogo un luogo di distruzione, perché qui non c'è più
non è più il luogo della presenza a Dio, ma è il luogo del commercio, è il luogo del culto formale, ma non c'è più nessun legame con l'essenza della vita. È quello che dice anche San Paolo. O impariamo ad ascoltare la parola di Dio, scrive ai Romani, oppure anche se li abbiamo sentita non ce ne renderemo conto e non ci lasceremo cambiare la vita. È per questo che Gesù nel Vangelo di oggi ammira così tanto questo centurione. A noi, almeno a me, sembra un po' strano. Hai l'occasione di ospitare a casa tua il maestro di cui tutti parlano, qualcuno che compie miracoli, che fa guarire i malati, che fa risorgere i morti, che moltiplica il pane per chi ha fame. Hai l'occasione di avere a casa tua Gesù e mandi degli amici a dire: non disturbarti a venire, non c'è bisogno. Io so che se tu dirai al mio servo di guarire, anche dovunque ti troverai, lui guarirà. Non c'è bisogno che tu entri sotto la mia casa. Io quando ho un soldato che mi viene affidato, gli dico vai in missione, lui va. Non c'è bisogno che io vada a controllare. Basta la mia parola. O se comando che uno venga, lui viene. O se dico al mio servo di andare a potare la vigna, lui va e pota la vigna. Non c'è bisogno che io vada con lui nella vigna a controllare. Basta una tua parola, dice il centurione. E noi diremmo, ma scusami, ma fatelo venire in casa Gesù, c'hai un ospite d'eccellenza. Ma il centurione non ha bisogno di vedere il segno. Ha il desiderio di vita vera, di vita piena, di guarigione, per il suo servo in questo caso, non per sé. E sa che l'unica cosa che conta è poter tornare a vivere. Perché è nella vita che si manifesta Dio. Non in un luogo particolare, non in alcune pratiche particolari, non in alcune azioni. Se noi veniamo in chiesa a celebrare, se noi preghiamo il rosario, se noi preghiamo i salmi, se noi ascoltiamo la parola di Dio, se noi andiamo in pellegrinaggio, lo facciamo come risposta a questo desiderio che si fa respiro nella nostra vita. Il Tempio può anche essere dato alle fiamme, ma il popolo di Israele può scoprire un nuovo culto. Nel periodo del Covid, vi ricorderete, era impossibile celebrare la messa, partecipare alle celebrazioni, venire in chiesa, ma non abbiamo perso la fede, anzi, abbiamo riscoperto come il respiro di Dio sia nella nostra vita molto più in profondità di un luogo di cui prenderci cura. E allora in nome di quel respiro ci prendiamo cura di un luogo, in nome di quel respiro preghiamo il rosario, ascoltiamo la parola di Dio, ma senza il respiro sono parole vuote, senza questa vita, questa salute dello spirito che si fa strada al di là dei segni, prima ancora dei segni e oltre i segni, è in nome di questo respiro che possiamo fare tutto il resto. E il centurione l'ha capito, non c'è bisogno del segno, non ho bisogno di vedere Gesù che impone le sue mani sul mio servo per dire lui è veramente il figlio di Dio, mi basta una sua parola e che il mio servo guarisca, e la presenza di Dio nella mia vita la troverò ogni giorno, perché altrimenti se Gesù non è in casa mia a guarire il mio servo o a parlarmi, allora sono autorizzato a pensare che Dio non mi stia parlando. Ma non è così, non è che quando finirà la messa il Signore avrà terminato di dirci quello che ci deve dire per questa settimana. Ho partecipato alla messa della domenica, ho ascoltato la parola di Dio di questa giornata, ci rivediamo domenica prossima. Questo è il modo di pensare di chi crede che senza il Tempio non ci sia più la presenza di Dio, che senza Gesù nella mia casa, sotto il mio tetto, allora Dio non abbia più niente da dirmi. Neanche in tutto Israele ho trovato una fede così grande, perché Israele ha bisogno dei simboli, dei luoghi, e senza questi è perso. C'è questa usanza bellissima di mettere una mesusà sugli stipiti della porta, anche nella porta di casa mia ce n'è una. È un contenitore piccolino nel quale c'è uno stralcio, un versetto della parola di Dio. E gli ebrei tutte le volte che entrano in casa la toccano e la baciano per dire l'attaccamento alla parola di Dio che mi si rivolge anche entrando in casa. Ma non è la mesusà importante, è riconoscere che Dio mi parla anche quando sono in casa. Non c'è bisogno di essere nel Tempio, non c'è bisogno che Gesù venga a casa mia e guarisca il mio servo, basta una sua parola. Sono così importanti. È così importante questa consapevolezza del centurione che noi tutte le volte che celebriamo la messa ripetiamo le sue parole, un po' cambiate, è vero, però appena prima di fare la comunione, nel momento cuore di tutta la celebrazione,
tutti insieme diciamo che non siamo degni di partecipare alla mensa del Signore, ma basta una sua parola. Sono più o meno le parole del centurione, di un uomo infedele che non faceva parte del popolo di Israele, di uno straniero, un romano, che per vivere faceva la guerra, uccideva. Quelle sono le nostre parole, perché sappiamo che anche noi non siamo degni di ricevere la parola di Dio, di fare la comunione, ma non è questione di merito. Chi può meritarsi l'amore di Dio? Chi può meritarsi l'amore in generale? Chi può meritarsi la vita, la salute? Eppure ci viene donata. Ed è lì che respira Dio. Quando ci accorgiamo che non c'è bisogno di meritarcelo, quando ci accorgiamo che non c'è bisogno di un segno che vada a dimostrare che allora Dio è nella mia vita, è nel respiro, è nei panorami, è nella natura, è in un amico col quale passo del tempo, è in un povero di cui mi prendo cura, è in un piccolo che aiuto a rialzarsi o a crescere. Lì è Dio, è laddove viviamo il nostro essere uomini e donne, in profondità, in verità, di soltanto una parola. Non serve il fuoco dal cielo, non servono le visioni mistiche, non servono i tuoni di voce che dal cielo squarciano le nubi. Mi basta una parola, mi basta un respiro, mi basta respirare del tuo respiro, che si fa parola, che si fa vita.